I PM milanesi che indagano sul caso Ilva ArcelorMittal contestano nel procedimento aperto contro ignoti non solo le false comunicazioni al mercato, ma anche il reato di distrazione di beni del fallimento Ilva. Quest'ultima ipotesi fa riferimento al fatto che i commissari dell'impianto siderurgico sostengono che il magazzino dello stabilimento sia stato svuotato rispetto alla merce che vi era al momento della consegna. Le indagini puntano ad accertare se sia stata creata una situazione di crisi pilotata o meno. Intanto la Guardia di Finanza ha disposto perquisizioni e sequestri negli uffici di ArcelorMittal a Milano e a Taranto e le audizioni in procura si concentrerebbero sul capitolo del magazzino delle materie prime del gruppo. Intanto i PM pugliesi daranno incarico ai carabinieri del Noi di Roma per compiere nuove indagini sulle operazioni di bonifica e sulle attività di manutenzione finora eseguite. Nel frattempo ArcelorMittal Italia ha convocato i sindacati per venerdì prossimo, il 22 novembre, per un secondo incontro nell'ambito della procedura prevista per i trasferimenti di ramo d'azienda. Ma a quanto si apprende, FIM, FIOM e WILM non intendono partecipare all'incontro perché ribadiscono di non riconoscere alla proprietà un diritto di recesso, quindi neanche la procedura stessa. Attesa intanto oggi alla Camera l'informativa del Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e mentre a Palazzo Chigi vanno studiando i dettagli sul dossier sull'ex Ilva in vista del vertice di venerdì con Mittal, dopo che il Presidente Sergio Mattarella ha ribadito l'importanza dell'Ilva per l'economia e il lavoro, la sensazione è che difficilmente il summit di dopodomani sarà decisivo per le sorti dello stabilimento e quindi per la città di Taranto.